la mia review di oggi sarà sulla palette Au Naturel della Sleek Makeup. Questa è la palette, come potete vedere sono tutti toni sul marrone, abbastanza freddi, e 8 su 12 sono opachi. Il prezzo della palette è di 10 euro, si può trovare di solito da Sephora oppure sul loro sito. Io l'ho comprata su Amazon perché in America non, praticamente sul loro sito non me li facevano mai arrivare, cioè nel senso non è che non me li facevano arrivare, ma non so, la mia carta di credito non faceva il pagamento mai, quindi non so, cioè, sono dei problemi. Infatti è una delle prime volte che compro una palette Sleek perché sono difficili da reperire in America, primo. Secondo, tanti anni fa avevo comprato una loro palette, non mi era piaciuta per niente, da quella volta l'avevo un po' tipo bannati, ma ultimamente mi avete in tantissime chiesto la review di questa palettina. Questi sono i primi 6 colori, quindi la fila qua sopra, e come potete vedere si notano abbastanza poco su una carnagione chiara come la mia, soprattutto il terzo, il quarto, si notano poco. E questa è la fila sotto, quella con i colori più scuri, come potete vedere sono molto più intensi e soprattutto quelli metallizzati, perlati, scrivono molto meglio rispetto a quelli opachi, anche se il nero è abbastanza decente, diciamo. La vado a mettere sugli occhi usando prima un primer. Vado poi ad usare questo color, sembra un marrone ocra quasi, sulla palpebra mobile. Nell'angolo interno vado ad utilizzare il bianco, più che bianco è più un beige. Nella piega dell'occhio prendo il secondo colore, quello opaco, che è una specie di grigio. E vado a intensificare la parte finale con un po' di questo ombretto, che è quello un po' più rosso, marrone rosso. Questo è il risultato mettendo un paio di colori, soprattutto quelli brillanti, perché trovo che siano più facili da lavorare rispetto a quelli opachi, che invece sono un po' più, vabbè, a parte quelli chiari, perché la maggior parte dei colori opachi sono quelli chiari e praticamente sul mio occhio non si vedono per niente, un po' come con la Naked Basic, però diciamo che anche quelli più scuri sono più difficili da applicare in modo omogeneo, se non fate attenzione, se non li sfumate bene, vengono un po' fuori a macchie. La texture degli ombretti mi ricorda tantissimo la texture degli ombretti della Moi, se guardate anche le palettine, si assomigliano tantissimo, stessa dimensione e stessa texture praticamente, poi marca diversa, però sono veramente simili. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi 7-, gli do 7- perché è una palette che è carina e con la quale si possono fare diversi look molto molto fatti bene, molto carini, però tantissimi degli ombretti che ci sono all'interno sono difficili da utilizzare, uno per via del fatto che sono polverosi, due per il fatto che si notano poco e sono abbastanza grigiastre, quindi ad esempio certi colori come il 2, il 3, ma anche questo qua sotto, sono talmente grigiastre che su una carnagione chiara come la mia si notano poco, su una carnagione scura tendono a spegnere, quindi non mi fa impazzire. Trovo che sicuramente il livello dei colori, quelli brillanti, sia più alto, però non lo so, non mi ha rapito il cuore. Ciao bellezze!